Amici telespettatori, buonasera dal Pala Votiglia. È tutto pronto per gara 2 dei quarti di finale playoff. Questa sera la 2S affronta la BCC Agropoli dopo la sconfitta in gara 1 di domenica scorsa per 91-67. La 2S è attesa a un'impresa, una vera e propria impresa, come sottolineato da coach Russo, quella di vincere gara 2 davanti al suo pubblico e rimandare la serie fino a gara 3, che eventualmente si disputerebbe domenica prossima, 3 maggio, al Pala di Concilio di Agropoli. Una partita sicuramente difficile per gli uomini di coach Russo contro Agropoli, che all'andata ha dimostrato tutto il suo valore, una partita dominata dall'inizio alla fine, ma la 2S venderà cara la pelle, come detto proprio dal suo coach alla vigilia. Ci crede insomma tutto il popolo arancio-blu, mentre le squadre fanno il loro ingresso in campo con quintetto formato dalla 2S, con Di Marco in cabina di regia, Tato Bruno, Fernando Marengo, Luca Schiano e Leonardo Salvadori. Risponde l'Agropoli con il suo quintetto classico, con Marulli in cabina di regia, Parrillo nel ruolo di guardia, Romalo alla piccola, Molinaro nel ruolo di 4, alla forte, come 5 l'ex Davide Serino. Tutto pronto per l'inizio del match, palla 2 che sarà contesa tra Molinaro e Salvadori, ed è proprio Molinaro a dare il primo possesso all'Agropoli. È una bolgia il Pala Votiglia. C'è il primo errore di Marulli, che prova a servire Serino, ma il passaggio è troppo lungo. Parte subito all'attacco loro la 2S, che ha la possibilità di concretizzare il primo vantaggio della gara. Di Marco prova ad andare dentro Marengo per Salvadori, che però viene anticipato da Serino. Poi c'è un tocco di piedi involontario, se non andiamo errati, di Romano. 2S che quindi si mantiene in zona d'attacco. Abbiamo rimessa, chiamata a 14 secondi quindi per poter andare alla conclusione per la 2S. Di Marco chiama lo schema sulla rimessa, si smarca Bruno. Bruno prova a fare tutta da solo, punta Romano, serie di finte, tiro dalla media, realizza il più 2. Subito in pressione Di Marco su Marulli, che però riesce bene a divincolarsi da dentro per Romano, che prova a rispondere con l'aiuto del tabellone. Parità a 2 pari. La partita si fa subito molto fisica. Intanto Marengo viene anticipato da Marulli, che è subito in zona di attacco. Marulli prova a dare dentro per Molinaro, che sfrutta il fisico, prova però anche a servire Serino, che non riesce a ricevere palla, e adesso è Schiana da dare dentro per Salvadori. Ancora un tocco di piede di Molinaro, rimessa ancora in zona d'attacco per la 2S. Sono passato appena un minuto dall'inizio della partita. Palazzetto che si va pian piano riempiendo, tifoserie subito molto calde, l'insegna della correttezza, così come in gara 1. Sono uno spettacolo come il gioco del basket può offrire, mentre Schiano in sottomano appoggia il più 2. Adesso c'è uno sfondo di Marulli a Serino. Marulli che ha qualcosa da dire, sembra, a Di Marco, scusate. Si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco per la 2S, primo fallo di squadra per l'Agropoli di tutto il match, fischiato a Marulli. Va Di Marco, dentro per Bruno, che prova a servire fuori Marengo, che riesce a trovare un fallo. Favore, secondo fallo di squadra per l'Agropoli, 2S che si mantiene in zona d'attacco. Di Marco ancora a chiamare lo schema, sotto il blocco di Salvadori. Va a giocare sul pick and roll, 2S dentro per Bruno, che segna il più 4, 6-2, 2S
ottima anche questa scelta in attacco di Di Marco, che imbecca Bruno, che dalla media piazza il suo quarto punto in questa partita. Romano prova a rispondere, ma nel nulla. Cercava forse un fallo Romano, non è di questo avviso la coppia arbitrale. Rimessa per la 2S, contesa che si accende. Adesso è Di Marco in palleggio. Di Marco da per Marengo, prova la penetrazione, tiro dalla media di Marengo che realizza il più 6. Marengo che all'andata è stato forse il migliore, sicuramente il migliore in termini di punti, di prestazioni, ben 14, mentre adesso la 2S prova ad andare nuovamente in attacco, sbaglia Marengo, ma Schiano realizza il più 8, 10-2 per la 2S a 7 minuti e 37 secondi dalla fine del primo quarto, primo time out della gara. Squadre che rientrano in campo dopo il primo time out chiamato da coach Paternoster, con una BCC Agropoli che non è riuscita ad attaccare il ferro, messa in difficoltà dalla difesa davvero a ritmi elevatissimi ordinata da coach Russo ai suoi ragazzi. Adesso Agropoli prova ad andare in attacco con Serino che sbaglia però la tripla. Riesce però Parrillo a conquistare anche forse in maniera un po' fortunosa il rimbalzo. Serino prova ad andare ancora dentro. Serino che però si trascina la palla fuori. Ha qualcosa da ridire Serino, che però ha pestato la linea di fondo. La 2S quindi è di nuovo in attacco. Dopo l'errore di Serino che ha pestato la linea di fondo, prova ad andare Schiano dentro, ma è chiuso ottimamente da Molinaro e Parrillo. Dovesse che adesso deve cercare di sfruttare tutti i possessi nel migliore dei modi. Intanto le due tifoserie si fanno sentire. Salvadori da sotto è sfortunatissimo. Sfortunatissimo Salvadori nella conclusione. Marulli prova ad andare sotto per Molinario che dalla media sbaglia un facile jumper, rimbalzo di Salvadori che apre subito il gioco per Di Marco. Di Marco prova ad andare in transizione, però non è abbastanza veloce la transizione di Di Marco. Penetrazione di Marengo che sbaglia, questo è il rimbalzo in attacco e Schiano che da sotto in penetrazione piazza il più 10, 12-2 per la 2S, 6 minuti e 21 dalla fine del primo quarto. Prova a fare tutto da solo Marulli, a scuotere i suoi, ma il tiro è troppo corto. Agropoli in confusione, la 2S deve approfittarne. Splendido assist di Di Marco per Salvadori, 2S più 12, 14-2. Marulli prova l'azione, adesso Bruno anticipa, o meglio prova ad anticipare Romano che subisce il fallo poi sul ritorno di Di Marco. Mentre ci sono due cambi, i primi due cambi per l'Agropoli con Birindelli e Spinelli che sostituiscono rispettivamente Serino e Parrillo. Prova a giocarsi quindi la carta Birindelli,
sesto uomo di lusso della panchina agropolese. Marulli va per Spinelli, Birindelli in uno contro uno, prova a sfruttare il suo fisico abbinata alla tecnica, e Birindelli sfruttabilmente il piede perno, canestro davvero da enciclopedia del basket per Birindelli. Bruno prova a rispondere, ma il suo tiro vede il ferro e non la luce del canestro. Prova così Marulli a ripartire, che però lo sfondo a Di Marco. Fallo in attacco, il terzo fallo per l'Agropoli. Terzo fallo per l'Agropoli. Gli animi si scaldano, ma altronde siamo ai playoff ed è giusto che sia anche così. Mentre Paternostra ha qualcosa da dire a uno dei due arbitri, mentre la 2S si accinge a rimettere e ad iniziare un'altra azione offensiva con Marengo. Marulli praticamente incollato a Di Marco, gioco che sembrerebbe pronto a riprendere. Va Bruno, chiama lo schema Bruno, lui a portare palle in questa circostanza. Va per Schiano, Schiano prova la penetrazione ed ottiene il fallo. Se non andiamo errati di Spinelli, quarto fallo di squadra per l'Agropoli. Quando siamo a 5 minuti giocati, quindi altri 5 minuti dalla fine del primo quarto, dovessimo in vantaggio di 10 punti sul 14-4. Prova Bruno a penetrare, è chiuso Salvadori, ribalta per Bruno. Bruno che cerca la tripla, però tripla sicuramente forzata, difficile da realizzare. Così Agropoli prova a riportarsi sotto, Birindelli però commette passi in partenza. Un Agropoli nervosa, non riesce a giocare col suo solito piglio, ma è sicuramente merito dell'ottimo lavoro difensivo della 2S, che ci sta mettendo tutta l'intensità possibile per ovviamente cercare di limitare il gap tecnico e fisico con i suoi avversari. E Di Marco ad iniziare quest'altra azione, cerca l'uscita dai blocchi di Schiano, che però è marcato da Spinelli. C'è l'anticipo di Romano, ottimo in questo caso la scelta difensiva dell'Agropoli, ottima la scelta difensiva di Romano, che riesce ad anticipare Bruno e ad ottenere un fallo, che è il secondo della gara. Mentre adesso c'è time out chiesto da coach Russo, 14-4 per la 2S a 4 minuti e 32 secondi dalla fine del primo quarto. Squadre che fanno il loro rientro in campo dopo il time out. Agropoli che in virtù del fallo subito da Romano inizierà questa azione offensiva. Romano abile a rubare palla, ad anticipare Bruno. Di Marco che è stato costretto a spendere il fallo, e Marulli adesso a cercare lo scarico fuori per Romano, che sbaglia. Marchisio lotta al rimbalzo, Molinaro però riesce a conquistarlo, ma è Mastroianni, dà la palla per Schiano che in contropiede piazza il 16-4.
più 12 per la 2S, ennesima ottima azione difensiva la 2S dopo un tiro sbagliato di Romano, che Paolo Agropoli sta avendo delle percentuali pessime sia dall'arco che dalla 2. Allora prova ancora una volta Marulli a fare tutto da solo, in penetrazione trova il sesto punto della sua squadra, quarto della partita. Marulli, uno dei pezzi forti della compagine allenata da coach Paternoster. Di Marco va dentro per Salvadori, che però viene stoppato da Birindelli. Salvadori che era riuscito brillantemente a usare il piede perno, ma è arrivata la stoppata di Birindelli. Mentre adesso fa il suo ingresso in campo Cucco, che dopo il doppio tesseramento a Matera conclude la stagione ad Agropoli. Cucco che all'andata è stato protagonista di una prestazione davvero superba, con un 3 su 4 da 3, percentuali altissime. Coach Paternoster lo getta dalla mischia al posto di Molinaro, sperando di poter ottenere la stessa prestazione, lo stesso risultato. Doppio playmaker quindi per l'Agropoli. Cucco che adesso va in posizione di guardia. Birindelli riesce con una finta sbilanciare Salvadori, ottimo davvero il movimento di Birindelli. Salvadori non è riuscito a tenerlo sul primo passo, ha boccato la finta e così Birindelli si presenta alla lunetta per i primi tiri liberi del match, della propria squadra. Mentre nel frattempo la 2S, dopo aver sostituito Bruno con Marchisio, Russo richiama un ottimo schiano per Marengo. Riposo quindi meritato per Schiano, protagonista assoluto sicuramente tra i suoi questi primi minuti, mentre Birindelli va a tirare il primo dei due liberi, realizza il primo, 16 a 7 per la 2S, Agropoli che prova a rifarsi sotto. Sbaglia il secondo libero Birindelli, ottimo Salvadori a rimbalzo, 2S che può ripartire. Dopo questo mini break di 3-0 dell'Agropoli, Marchisio non riesce a smarcarsi Marengo, sono chiuse difesa. Adesso Marengo però, dopo un ottimo movimento, però commette infrazione di passi, si riprenderà quindi con la rimessa per l'Agropoli. Agropoli che quindi prova a ripartire, a diminuire lo svantaggio dopo l'inizio di partita pessimo. 2S deve cercare adesso di contenere il più possibile le incursioni in zona d'attacco degli uomini di coach Paternoster. C'è però la circolazione perimetrale e l'errore al tiro di Romano, l'ennesimo errore al tiro. Riparte Di Marco, adesso 2S che deve segnare da dentro per Marchisio che però sbaglia una facile conclusione, forse anche disturbato da Marulli. Si riparte e Birindelli adesso a concludere. Birindelli che riesce ad ottenere un ottimo fallo nuovamente. Birindelli che sta letteralmente trascinando la sua squadra in questo frangente, sia al rimbalzo che in zona d'attacco. Altri due tiri liberi per Birindelli dopo l'1 su 2 precedente. Va Birindelli per il primo libero, realizza, 16 a 8 per la 2S. Va per il secondo libero Birindelli, realizza anche questo, 16 a 9 per la 2S, a due minuti dalla fine del primo quarto, mentre Marchisio riesce abilmente a eludere il raddoppio di Marulli e Cucco. Raddoppio di Marulli e Cucco, che quindi viene eluso brillantemente da Marchisio, mentre adesso Di Marco cerca il tiro da tre, francamente senza forzato. Ottima, viene chiuso abilmente Birindelli, mentre Cucco riprende il discorso dove aveva lasciato l'Agropoli, piazza
la prima tripla del suo match, 16-12 Agropoli che si rifà sotto. La 2S adesso deve cercare di segnare, in difesa di Agropoli che si è adesso strinta. Baobinna, Nuokoye, due punti per Nuokoye, buono il suo impatto alla partita, più 12, mentre adesso c'è un fallo fischiato a Spinelli su Di Marco. Vegetazione in campo, Cucco prova a chiedere spiegazioni al duo arbitrale. Fischiato fallo antisportivo a Spinelli, mentre Marulli fuoriesce, fa il suo ritorno in campo Serino, mentre Di Marco andrà per dalla lunetta, seguito l'antisportivo fischiato. Intanto i due arbitri si parlano. Animi caldi in questo primo quarto. Di Marco pronto dalla lunetta, realizza il primo libero, va per il secondo. Di Marco, 19-12 per la 2S, realizza anche il secondo, 20-12 per la 2S, a 1 minuto e 10 secondi dalla fine del primo quarto. Per proprio Di Marco lascia il posto a Bruno, cambio che era già stato chiamato prima del fallo antisportivo fischiato proprio ai danni dello stesso Di Marco, che quindi si riaccomoda in panchina. Sarà adesso Bruno in coppia con Marchisi a portare palla nella 2S. Adesso ancora Bruno che dà fuori per Marengo. Marengo ha spazio per prendersi questo tiro, lo sbaglia. Era un buon tiro quello preso da Marengo, mentre adesso Cucco sembra davvero immarcabile, così come all'andata. Davvero immarcabile Cucco, mentre Bruno ha provato il gioco a due con Nuokoye, che però non se ne è avveduto del passaggio di Bruno, quindi gioca a due che non ha avuto un buon fine. Poteva anche scegliere la conclusione Bruno, ma c'è un altro possesso per l'Agropoli che adesso va sotto per Serino. Ancora Cucco, dopo aver realizzato 5 punti di fila, porge su un piatto d'argento l'assist per Serino, che può solo appoggiare sfruttando anche la differenza di centimetri con un Coie. Adesso la 2S però deve reagire, va Bruno, però è sbagliato il tiro e si conclude così il primo quarto con la 2S in vantaggio di 4 punti per 20-16. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, dopo un primo quarto per lunghi tratti dominato dalla 2S, che è arrivata anche al più 12, poi il rientro della formazione allenata da coach Paternoster inizialmente con Birindelli e successivamente con un Cucco ancora sugli scudi dopo la gara d'andata. 5 punti consecutivi frutto di una tripla e di una penetrazione più un assist a Davide Serino, davvero pregevole. La 2S adesso deve riprendere il filo del discorso da dove l'aveva lasciato a pochi minuti alla fine del primo quarto. E ci prova con Bruno, che forse però viene ostacolato, ma l'arbitro non è di questo avviso. E c'era fallo fischiato forse a Birindelli, di un contatto. Lamentano un fallo alla panchina della 2S. Bruno che nel frattempo esce per curarsi, Bruno che aveva già preso una botta seguito a uno scontro con Parrillo in gara 1, viene nuovamente medicato dallo staff medico della 2S.
si riprenderà con la rimessa in zona d'attacco della BCC Agropoli, gioco che quindi è stato interrotto per prestare le cure necessarie e dovute a Tato Bruno. Adesso si rimetterà con Agropoli in zona d'attacco, Birindelli va per Cucco. Cucco là dentro per Serino e per Birindelli, scusate, che prova a sfruttare il mismatch con Marchisio, mismatch sfruttato alla perfezione. Serviva l'aiuto su Birindelli, aiuto che però non è arrivato e Birindelli così porta sul meno 2 l'Agropoli, ma Mastroianni sfrutta la penetrazione, forse lo spazio lasciato da Jurato, nel frattempo è entrato il posto di Romano, mentre adesso ancora Cucco che però questa volta sbaglia, Di Marco che prova ad aprire il gioco in transizione, Nuokoye ancora per Di Marco fuori, Mastroianni chiusa però la 2S, prova Marchisio, scusate, a sfidare Jurato, dà per Nuokoye che prova dalla lunga. Buono l'impatto di Nuokoye che si è preso subito un tiro dalla media e adesso ha provato anche dalla lunga distanza, il giovane classe 95 della 2S. Circolazione adesso perimetrale di Agropoli, Serino prova a sfruttare il fisico e tutta la sua esperienza in reverse dalla linea di fondo, inventa letteralmente un canestro fondamentale per i suoi. Agropoli che si riporta così almeno 2. Fuori Marengo sfrutta lo spazio concesso lì, ottimo il rimbalzo di Nuokoye che subisce fallo da Birindelli dopo il rimbalzo offensivo, adesso dalla lunetta per due tiri liberi. Partita che adesso si infiamma, Agropoli che è rientrata dopo essere stata sotto anche di 12 punti sfruttando tutto il suo potenziale di fuoco, mentre rientra Marulli che prende il posto di Cucco, che è stato davvero devastante questo suo impatto alla gara. Va Nuokoye adesso per i primi dei due tiri liberi, sbagliato il primo, Schiano e Mastroianni che incoraggiano Nuokoye che come molti del roster della 2S la loro prima esperienza in un playoff. Realizza Nuokoye il tiro libero del più 3, 23-20, 8 minuti dalla fine dal secondo quarto tutto da vivere. Marulli chiama lo schema, Serino va sotto per Molinaro che nonostante la marcatura abbastanza fisica di Nuokoye riesce ad appoggiare comodamente il meno 1, 23-22 per la 2S a 7 minuti e 36 secondi dalla fine. Va fuori Marengo per Mastroianni che piazza la tripla, 26-22 più 4 dalla 2S, si riporta quindi la distanza di sicurezza meno di due possessi. Adesso Serino però prova subito a rispondere ma sbaglia, riesce a prendere il rimbalzo difensivo Nuokoye, 2S che riparte subito in attacco, Schiano contro Jurato, Schiano prova la penetrazione ma è chiuso ancora fuori per Di Marco, ottimo il pallone dentro per Nuokoye che però viene stoppato da Jurato, aveva trovato il giusto tempo Nuokoye, veramente ottima l'idea di Di Marco ma Nuokoye subisce la stoppata perentoria di Jurato, ottimo gesto atletico e anche di tempismo del giovane agropolese Jurato, classe 94, mentre adesso Marulli probabilmente a chiamare l'azione in palleggio, da fuori per Parrino, nel frattempo è rientrato Molinaro, Marulli
dentro fuori, situazioni dentro fuori per l'Agropoli, che però non riesce, a parte con Cook in precedenza, a perforare la letina dalla lunga, e Mastroianni riesce a risolvere una situazione che si era fatta difficile conquistando la rimessa a favore della 2S, facendo ricarambolare la palla proprio sullo stesso Demerrati Jurato, e si riprende quindi in zona d'attacco con la 2S che prova nuovamente ad allungare, mentre si fa sentire il pubblico di casa. Mastroianni va dentro, ma forse con un contatto viene intanto fischiato un fallo, un coglie. Ci saranno fallo fischiato ai danni di Parrillo. Un coglie che insieme a Mastroianni lascia nel posto a Salvadori e Bruno, che rientrano in campo. È stato fischiato l'antisportivo a Parrillo a favore dell'Agropoli, quindi un Parrillo che andrà dalla lunetta, realizza il primo libero Parrillo. Agropoli che si rifà sotto di 3 punti, 26-23 a 6 secondi, a 6 minuti scusate, dalla fine del secondo quarto. Va Parrillo per il secondo libero, realizza anche il secondo, percentuali alte dall'Agropoli, dalla lunetta, un solo errore a carico di Birindelli, che adesso andrà a rimettere in gioco. Agropoli che può pareggiare così la partita o addirittura anche superare la 2S. Sfruttando quindi il fallo antisportivo va Birindelli, che però il cui tiro però non vede neanche il ferro. Si riparte con la 2S con Di Marco. Di Marco dà per Marengo, ancora Di Marco da fuori, lungo però il suo tiro. Schiano dopo un ottimo rimbalzo conquista una rimessa laterale. 2S che si mantiene quindi in zona d'attacco, cronometro che viene azzerato per il piedi il giocatore dell'Agropoli. 14 secondi a disposizione per la 2S per trovare la conclusione, mentre rientra Romano in campo, fuori esce Riurato. Paternoster quindi getta nuovamente nella mischia Romano. Adesso Birindelli è in posizione da 4, mentre la 2S si ripropone con lo stesso quintetto iniziale. Marengo prova da oltre 7 metri ed è sfortunato. Sfortunata la conclusione di Marengo. Comunque è da premiare per il suo coraggio in questa circostanza. Dall'altro lato risponde Parrillo, ma medie che anche dalla parte di Agropoli sono abbastanza basse in questa prima frazione di gara dalla lunga distanza. Salvadori prova a sfruttare il mismatch con Parrillo, da dentro per Di Marco, ribalta dalla linea di fondo per Bruno, ottima circolazione alla 2S, Salvadori che dà a Bruno, che però sbaglia dalla media, un jumper comodo. Adesso un fallo, vediamo, di frustrazione di Marengo su Parrillo. Due, tre falli di squadra per la 2S in questo secondo quarto. Punteggio che rimane fermo sul 26-24 per la 2S quando siamo, abbiamo scavallato la metà del secondo quarto. 4 minuti e 58 secondi alla fine del secondo quarto. Palla in mano ad Agropoli con Marulli. Birindelli. Birindelli, il suo passaggio era stato quasi intercettato da Bruno, però non riesce a fermare Parrillo, che in penetrazione in sottomano trova il pareggio. 26 pari per l'Agropoli, che così impatta la gara. Adesso 2S deve dimostrare di saper reagire alla rimonta anche prevedibile degli uomini di coach Paternoster. Schiano stava per trovare un canestro veramente difficile, ma l'Agropoli adesso prova ad andare in attacco per addirittura il vantaggio, mentre adesso c'è il fallo di Parrillo ai danni di Bruno, che scivola anche sul parquet che viene adesso prontamente asciugato, mentre c'è un altro cambio nella 2S. Riesce Schiano, entra Marchisio, così come nell'Agropoli esce Molinaro, rientra Davide Serino.
ex dalla gara. Mentre Di Marco dovrà rimettere in gioco la palla per la 2S. Di Marco prova a sfruttare il taglio di Mastroianni, ma Mastroianni però viene anticipato nell'ultima lettura difensiva di Agropoli. Birindelli prova la penetrazione, c'è un fallo fischiato, se non andiamo errati, a Marchisio. Mentre adesso c'è il time out a 3 minuti e 52 secondi dalla fine del secondo quarto, 26 pari tra Martina Gro. Squadre che fanno il loro rientro in campo dopo il time out. Agropoli che si mantiene in zona d'attacco. Romano rimette il gioco per Parrillo, Marulli. Mentre adesso viene fischiato un fallo a Marchisio. Ancora una volta Marchisio, autore di un fallo su Romano. Adesso si andrà dalla lunetta verosimilmente, 2S che è in bonus, mentre Marchisio viene richiamato da coach Russo che getta nuovamente in campo Schiano. E adesso Romano che va per il primo libero sbagliato. Realizza il secondo Romano, sorpasso della Agropoli, 27-26, 3 minuti e 43 secondi dalla fine del secondo quarto. Di Marco prova a sfruttare il blocco che però non arriva, di Mastroianni, abile però a sfruttare il fisico, il mismatch con Marulli. Ottima l'intuizione di Marco. 2S che ritorna in vantaggio. Adesso c'è un errore di Marulli, palla persa da Parrillo, non si sono capiti Marulli e Parrillo. 2S che quindi può approfittare ritornando in attacco. Di Marco che quindi va in palleggio. Bruno dentro per Salvadori che sfrutta abilmente il piede perno con Serino che viene beffato dall'ottimo movimento di Salvadori. Salvadori che nonostante la differenza di centimetri con Serino riesce a sfruttare abilmente il piede perno come di suo solito, mentre adesso Parrillo piazza la tripla del pareggio, 30 pari. Agropoli che adesso prova a segnare dalla lunga, sfruttare le situazioni anche dalla lunga che in questo inizio partita non gli sono state favorevoli, mentre adesso Di Marco fa tutto da solo e Salvadori conquista un fallo prezioso sotto le plance. Importante nuovamente l'ingresso di Salvadori per dare esperienza nonostante sia un classe 93, però sicuramente è una presenza importante negli schemi di coach Russo, nei giochi di coach Russo, tutto con una squadra molto fisica come Agropoli che può annoverare due lunghi del calibro di Serino e Molinaro.
rimessa quindi in zona d'attacco per la 2S, se ne incaricherà Di Marco. Siamo sul 30 pari a 2 minuti e 31 secondi dalla fine del secondo quarto. Rimessa rischiosa, però c'è l'ottimo gioco a due di tra Di Marco e Salvadori, che realizza e subisce fallo da Parrillo. 32-30 per la 2S a 2 minuti e 24 secondi dalla fine, mentre Serino fuoriesce, fa il suo ritorno in campo Molinaro. Potenziale gioco da 3 punti per la 2S. Va Salvadori per il tiro libero aggiuntivo. 32-30 e 33-30. 33-30 per la 2S. Gioca da 3 punti quindi di Salvadori, che risponde alla tripla di Parrillo, che ha commesso poi successivamente proprio fallo sul taglio di Salvadori, che è andato a concludere subendo anche il fallo di Parrillo. Mentre è chiusa adesso Marulli, che però riesce comunque a prendersi un fallo ottimo dalla media. Mentre adesso dalla 2S fuoriesce Salvadori, che è al suo terzo fallo, e questa sicuramente non è una buona notizia per coach Russo. Fa il suo ritorno in campo comunque un ottimo Uncoglie fino ad ora, che nonostante dall'alto della sua, nonostante la sua inesperienza, sta facendo il possibile per far valere comunque la sua stazza sotto canestro. Marulli intanto realizza il primo libero, realizza anche il secondo, 2 su 2 per l'Agropoli, che si riporta a meno 1 dalla 2S a 2 minuti e 7 secondi dalla fine del secondo quarto. 33-32 per la 2S, time out. Squadre che rientrano in campo con la 2S in vantaggio di un solo punto sulla BCC Agropoli dopo i due liberi realizzati da Marulli. Sarà Bruno a incaricarsi della rimessa dal fondo. C'è un accenno di zone press dell'Agropoli con Romano e Parrillo, però agevolmente superata da Schiano e Bruno. Adesso Schiano prova a sfruttare, gioca da fuori, ma non è fortunato Luca Schiano questa sera dalla lunga, dopo aver realizzato un buon numero di punti dalla media. Adesso Parrillo ancora sotto per Molinaro, che può sfruttare l'assenza di Salvadori da sotto e andare così nuovamente dalla lunetta. Adesso prova a sfruttare anche il gioco sotto coach Paternoster, che può sfruttare diverse soluzioni offensive. La 2S al canto suo deve aumentare le percentuali dalla lunga distanza, che sono state deficitarie sia all'andata ma anche in questo secondo quarto, dopo un ottimo avvio di primo quarto. Molinaro intanto sbaglia il primo libero, sbaglia anche il secondo, c'è fallo di Romano, quindi si rimane sul 33-32 per la 2S, 1 minuto e 41 secondi dalla fine del secondo quarto, mentre
Paternoster sostituisce proprio Romano con Spinelli, mentre è rientrato anche Cucco nuovamente in campo. Zone press adesso accennata ancora dall'Agropoli in maniera più insistente, riesce a riuscirne bene la 2S. Bruno prova a servire sotto un coie, forse poteva andare alla conclusione lo stesso Bruno. Russo sembra non essere soddisfatto in questa fase dai suoi, dalle troppe scelte avventate in attacco, e con Agropoli non sono concessi questi errori che prontamente Molinaro punisce portando a più uno i suoi. 33-34, mentre è pronto sul cubo del cambio Marengo, pronto a fare nuovamente il suo ingresso in campo. Adesso gioca due fra Coglie e Di Marco. Bruno apre per Mastroianni che piazza la tripla, altra tripla di Mastroianni. 36-34, ottima fino ad ora la sua partita. Mentre adesso Cucco chiama lo schema, Molinaro che sfrutta un'ottima conclusione, mentre adesso l'Agropoli riesce comunque a mantenere la palla in campo. Ancora Cucco che questa volta però sbaglia, la 2S quindi ha la possibilità di allungare in questa situazione. 8 secondi alla fine, deve tirare Di Marco, prova a sfruttare il blocco di un coie, Mastroianni dentro ma sbaglia, schiana però sul rimbalzo, realizza e porta sul più 4 la 2S che chiude così il secondo quarto sul 38-34. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto dopo il riposo lungo che ha visto la 2S ritornare in vantaggio di 4 punti, di 4 lunghezze preziose, in seguito al tap-in vincente di Luca Schiano che ha riportato in avanti di 4 punti i suoi. 38-34 per la 2S dopo un ottimo quarto da parte degli arancioblu e il rientro nel secondo quarto dell'Agropoli che è andato anche in vantaggio prima della contro break di fine secondo quarto della 2S che è ritornata avanti di 4 lunghezze. È Parrillo a rimettere per Romano in gioco la palla del questa prima azione del terzo quarto, e Serino è pescato sotto abilmente da Molinaro, lasciato troppo solo Serino, distratto in questo caso la difesa della 2S. Mentre Bruno subisce il fallo di Romano. Terzo fallo per Romano. Adesso Schiano mette in gioco Marco. Prova ad andare sotto per un coglie che però viene quasi stoppato praticamente da Serino, mentre adesso Romano fa saltare Di Marco, da nuovamente fuori per Parrillo. Se non è andato, sì, è Parrillo che piazza la tripla del più 1. 5-0 di break in questo inizio di terzo quarto per Agropoli, che vuole mettere subito in chiaro le cose andando subito in vantaggio. Bruno va per Di Marco, Di Marco scarica fuori per Mastroianni, deve inventare Schiano la tripla. Ottima lettura difensiva dell'Agropoli, pessima invece l'azione offensiva della 2S. Può approfittare adesso l'Agropoli che è su più 1, 38-39. Adesso deve difendere forte la 2S non concedendo tiri, ma Marrulli non ci pensa su due volte, piazza la tripla del più 4.
8-0 di break per l'Agropoli in questo inizio di quarto, terzo quarto. L'US che deve reagire, ma un Coglie commette fallo in attacco e coach Russo prova a ricorrere subito ai ripari reinserendo Salvadori. Per un Coglie che ha commesso il suo terzo fallo proprio come Salvadori, adesso situazione falli in casa dovesse per quanto concerne i lunghi, si fa dura, dovesse deve però cercare di reagire cercando di trovare anche soluzioni da fuori che in questo momento stanno venendo a mancare. Molinaro giù dentro per Serino che sbaglia malamente. Di Marco adesso prova a sfruttare, a far correre i suoi Salvadori che ha avuto un'ottima idea per Mastroianni, troppo forte però l'assist. Era buona l'idea di Salvadori, applaude giustamente coach Russo, ottima la scelta ma passaggio troppo forte per Mastroianni che in corsa non è riuscito a depositare. Intanto Romano adesso prova a tirare da 8 metri, ha questi tiri Romano, così come Marulli e Parrillo, squadra che perimetralmente è davvero devastante, l'ha dimostrato quest'anno, mentre intanto Bruno cambio di mano eccezionale, riporta a meno 2 la 2S, 40-42 a 7 minuti e 26 secondi dalla fine del terzo quarto. Romano, Molinaro da fuori e Marinaro piazza la tripla. Adesso la 2S deve però stringere difensivamente se non vuole che Agropoli scappi via. Difatti coach Russo pronto a rimettere in campo Marengo, mentre Bruno prova la penetrazione ma è chiuso, va dentro Di Marco per Mastroianni che sfrutta bene l'assist. Altra buona azione della 2S che però adesso deve difendere non lasciando tiri soprattutto dalla lunga distanza troppo facili agli uomini di coach Paternostre, mentre adesso Marulli conquista un fallo prezioso in penetrazione che lo porterà dalla lunetta per due liberi. Primo fallo per Mastroianni, mentre adesso coach Russo richiama in panchina Luca Schiano, non brillante in questo inizio terzo quarto, saprà sicuramente rifarsi il suo posto Marengo, mentre Marulli realizza il primo libero. Marengo che deve dare più peso, sicuramente può dare più peso difensivo, più intensità difensiva rispetto a Schiano, concedendo ovviamente qualcosa dal punto di vista offensivo. Cerca di giocarsi tutte le sue carte coach Russo, e tra l'altro ha anche in panchina Francesco Forti, richiamato, rientrato in questo finale di stagione nella 2S ma con pochi minuti nelle gambe, mentre intanto Bruno sbaglia dalla media. Adesso Agropoli può incrementare il vantaggio, mentre adesso potrebbe essere un fallo antisportivo che però non viene fischiato a Serino, semplice fallo a favore della 2S, secondo fallo di squadra per l'Agropoli, così come per la 2S, rimessa in zona d'attacco per la 2S con Bruno. Adesso va Di Marco in palleggio dentro per Mastroianni che proprio gioca a due con Salvadori che subisce fallo da Marulli che non riesce a seguire il taglio, è in situazione di mismatch, è costretto a commettere fallo, si fa sentire subito Salvadori dopo il suo ingresso in campo, mentre il punteggio è fermo sul 42-47 per l'Agropoli a 6 minuti dalla fine del terzo quarto, mentre adesso Salvadori riesce a prendersi un ottimo fallo ai danni di Molinaro. Ancora ottimo il movimento in piede perro di Salvadori. Primo fallo per Molinaro. Situazione diversa rispetto a quella da 2S per quanto riguarda i falli dei suoi lunghi. Salvadori va per il primo libero. Liberi che diventano importanti.
Salvadori che fortunatamente, con un po' di fortuna, riesce a realizzare il primo dei due liberi concessi, 43-47 per l'Agropoli. Secondo libero per Salvadori, 44-47. Adesso accenno di zone press ordinato da coach Russo, riesce ad uscirne l'Agropoli. Maruli nuovamente ad avere il possesso a sfera, scarica fuori per Romano, Romano che sbaglia questo tiro, però Marulli è lesto a conquistare il rimbalzo su Di Marco, deve fare più attenzione la 2S. E ancora una volta il pallone va sotto per Molinaro, che sfugge alla marcatura di Mastroianni e riesce a prendersi due buoni falli, un buon fallo per due liberi che possono riportare l'Agropoli sul più due. Realizza il primo libero Molinaro, va per il secondo, realizza anche questo, solo rete. Più 5 nuovamente per la BCC, 44-49 a 5 minuti e 23 secondi dalla fine del terzo quarto. Vai Di Marco, va Di Marco dentro per Salvadori, che però viene anticipato da Molinaro, poi Mastroianni riesce a rubare palla a Serino e prova a dare adesso la carica ai suoi. Mastroianni prova a dare adesso la carica ai suoi, Mastroianni ce n'è bisogno in questo frangente dove l'Agropoli può scappar via. L'US deve cercare di rimanere attaccata il più possibile alla partita per provare a entrarci nuovamente. Buona la prestazione fino ad ora degli uomini di coach Aldo Russo. Dato Bruno in palleggio, è sfortunata la sua conclusione, era stata ottima la scelta, ma la palla viene sputata nuovamente fuori dal ferro. Marulli adesso sputa il blocco e piazza una tripla che porta l'Agropoli sul più 8. Time out chiamato da coach Russo. Fare il loro ritorno in campo dopo la tripla di Marulli, che ha portato al massimo vantaggio la squadra ospite di coach Paternoster, che prova a sfuggire via. La 2S paga cattive scelte in attacco, troppi tiri forzati, anche se è stata anche molta fortuna. Mentre adesso Mastroianni di tabella riporta a meno 6 i suoi. Ottimo l'impatto in questo secondo, in questo terzo quarto, in questo, di Mastroianni. Adesso Marulli da dentro per Molinaro che sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Serino che riesce a conquistare due liberi importanti. Adesso Paternoster che gioca anche con Birindelli da 3, quindi sicuramente aumenta la stazza fisica e la differenza fisica fra le due formazioni.
e difatti ancora Serino a guardare il balzo, ma è abilissimo Marengo a strapparlo dalle mani, dare questo pallone contropiede per Di Marco, che però avrebbe quasi finito per essere stoppato. Allora preferisce ragionare e iniziare una nuova azione. Di Marco da per Mastroianni, che prova ad andare dentro per Salvadori, piede, quindi cronometro che si resetta sui 14 secondi. Qui la Duesso dovrà cercare di trovare la via del canestro. 46-53 per l'Agropoli a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. Adesso Salvadori da fuori per Marengo, che però non riesce a trovare la conclusione da tre punti. Marengo che in questa serata, a differenza di gara 1, non è stata efficace dalla lunga distanza. Molinaro sfrutta il match, abile la circolazione palla e Parrillo che piazza un'altra tripla, circolazione di palla perfetta degli uomini di coach Paternostre, che adesso iniziano a far male dalla lunga. La 2S deve cercare di stringere difensivamente se non vuol vedere svanire il sogno di una possibile vittoria in gara 3. Adesso Salvadori, tiro che però non è, conclusione che non è fortunata. Poteva andare in tabella Salvadori, ancora sotto per Molinaro che cambia di mano. Adesso l'Agropoli va sul più 12, massimo vantaggio. Adesso non deve mollare, ma sembra davvero difficile con questa Agropoli che sta mettendo tutte le sue potenzialità in campo per avere la meglio comunque di una buona 2S che non ci sta ad arrendersi. Ottima ancora l'azione difensiva dell'Agropoli, ennesima palla persa dalla 2S che non riesce più a segnare, mentre adesso coach Russo richiama fuori Mastroianni per Marengo. Rientra nuovamente Schiano anche per Marengo, quindi fuori Marengo e Mastroianni, dentro Schiano e Marchisio. Rimessa quindi per la BCC con Cucco che fa rifiatare Parrillo, quindi davvero tante le soluzioni a disposizione di coach Paternostre, che può davvero ruotare a suo piacimento 8-9 potenziali titolari. Mentre adesso Di Marco riesce a rubare un ottimo pallone. Ottima la transizione con Schiano, che è sfortunato, riesce a trovare il fallo ma non la realizzazione. Si andrà comunque dalla lunetta, questo che prova a ritrovare la doppia cifra di svantaggio. Siamo sul più 12 per l'Agropoli, 46-58 a 2 minuti e 13 secondi dalla fine del terzo quarto. Va Schiano dalla lunetta per il primo libero. Sbaglia però il primo libero e se liberi che diventano adesso anche fondamentali, la 2S deve cercare di mantenere buone medie anche dalla lunetta della Carità se vuole rimanere aggrappata alla partita. Fa 1 su 2 Schiano, 47-58, meno 11 a 2 minuti di orologio dalla fine del terzo quarto. Cucco chiama lo schema. E prova la conclusione in reverse, non è fortunato in questo caso Cucco. Sicuramente gli uomini di coach Russo hanno saputo prendere le misure dopo un inizio davvero devastante suo di partita, mentre adesso la 2S prova a ritornare in attacco. Il pubblico spinge affinché la squadra possa reagire prontamente. Va Marchisi adesso in palleggio, tre playmaker, praticamente tre portatori di palla in campo per coach Russo: Di Marco, Bruno, Marchisio, mentre adesso Salvadori riesce a trovare un ottimo fallo, fallo speso da Parrillo. Si è oramai in bonus da ambo le parti, per cui Salvadori dovrà andare dalla lunetta per altri due tiri liberi, mentre entrambe le due tifoserie continuano ad incitare le due squadre.
spettacolo davvero, meriterebbero palcoscenico superiore per entrambe. Mentre Salvadori realizza il primo libero, 48-58, 2S che ritorna a distanza di 10 punti dall'Agropoli. Va Salvadori per il possibile meno 9, che però non arriva, sfortunato il ferro, sputa il suo tiro. Ancora uno su due dalla lunetta per la 2S. Riparte Parrillo in palleggio, va per Birindelli, Birindelli prova l'uno contro uno e... cambio di mano di Birindelli che trova il fallo di Luca Schiano. Andrà anche dalla lunetta Birindelli. Adesso la partita sembra essersi spostata dalla linea della carità. Agropoli che prova ad amministrare il suo vantaggio. Due S che dal contro deve cercare di rientrare quantomeno in partita, provando a dimezzare lo svantaggio. Va Birindelli per il primo libero, 1 su 2, più 11 per l'Agropoli, 59-48, 1 minuto e 20 secondi dalla fine del terzo quarto. Va Birindelli per il secondo libero, realizza anche il secondo libero Birindelli, mentre scivolano per terra sia Molinaro che Salvadori. Si dovrà pulire il parquet. Più 12 Agropoli, 48-60. Lettere nel frattempo si chiariscono, Salvadori con Molinaro e... si chiarisce Salvadori con Molinaro e Birindelli. Il gioco tende a riprendere in attesa che si appresti a asciugare definitivamente il parquet. Sarà Luca Schiano a incaricarsi dalla rimessa. Padovessa ha bisogno dei suoi punti anche dalla lunga distanza, che sono venuti a mancare, una partita comunque ottima per quanto riguarda le realizzazioni dalla media. Un contropiede di Schiano. Anche Bruno deve provare a migliorare le sue medie all'arco. Adesso ottima circolazione dalla 2S, ma che è ancora una volta sfortunata. Buone circolazioni in questo caso, ma poca fortuna. Agropoli che sicuramente si è dimostrata molto più cinica in questo terzo quarto. Si è presa giusti tiri e li ha realizzati, differenza dalla 2S che in alcune circostanze è stata davvero anche fortunata, mentre adesso c'è lo sfondo mischiato ai danni di Marchisio, sfondo se non andiamo errati di Parrillo, che ha il suo secondo fallo personale, mentre il cronometro si ferma su 42 secondi che sono quelli mancanti alla fine del terzo quarto. 2S che quindi può sfruttare questa azione per provare a riportarsi sotto di 10 o anche di 9 lunghezze. Salvadori fuori per Schiano, Schiano però chiuso da Birindelli e Molinaro, ma riesce comunque a prendersi un ottimo fallo. Non manca la volontà sicuramente ai ragazzi di Coach Russo, che ci stanno mettendo tutto il possibile per rimanere attaccati alla partita dopo il break micidiale che Agropoli ha saputo infliggere tra l'inizio e la metà del terzo quarto. Mentre adesso rientra Romano e Marulli, fuoriescono Parrillo e Spinelli, mentre Schiano andrà dalla lunetta per il primo due liberi in partita, che in questa fase è un po' ritmi bassi. Molti tiri dalla lunetta per entrambe le formazioni. È ancora un errore da parte della 2S. 2S deve cercare di migliorare assolutamente le sue medie dalla linea della carità, ma Schiano fa 0 su 2. Nulla da fare quindi. Agropoli si mantiene sul più 12, 48-60. Cucco viene stoppato, la 2S ha la possibilità di andare avanti per questa ultima azione, va Marchisio, Marchisio però ancora una volta sfortunata, ancora un ottimo tiro ma ancora sfortunata, mentre Marulli prova da centrocampo. Terzo quarto che si chiude con la BCC Agropoli in vantaggio di 12 punti per 48-60.
Ultimo quarto quindi fra 2S Basket Martina e BCC Agropoli. Agropoli che è riuscita nel corso del terzo quarto a scavare con un poderoso break il solco fino ad ora abbastanza importante con la 2S. Agropoli che ha chiuso di ben 12 punti in vantaggio il terzo quarto dopo averlo iniziato sotto di 4 lunghezze. 2S che è stata imprecisa e anche sfortunata nelle conclusioni dalla media e lunga distanza, ma forse a penalizzare sono state anche le basse percentuali ai liberi. Adesso però prova a giocarsi il tutto per tutto in quest'ultimo quarto coach Russo. Marchisio va dalla media, però il tiro fuoriesce, ancora un tiro uscito praticamente sputato dal ferro per la 2S che non riesce più a segnare. Di contro l'Agropoli può adesso davvero scavare un solco importante. Cucco però sbaglia, fortunatamente per gli arancio blu, che adesso spano di nuovo in attacco con Bruno che non riesce a concludere, ma è ottimo Mastroianni, davvero il migliore in questa seconda parte di gara, con un tap-in a portare sul meno 10 la 2S 50-60, mentre adesso c'è nuovamente un fallo fischiato ai danni di Romano da parte di Marchisio, che non riesce a tenere Romano in uscita anche dai blocchi. Quarto fallo per Marchisio. Romano prezioso anche nel caricare di falli i suoi diretti avversari. Adesso rimessa, palla che arriva a Marulli. Cucco, palleggio, stava per perdere palla Romano, ma è bravo Cucco a recuperarla. Ottima la difesa di Marchisio. Cucco che però va in penetrazione, riesce sbagliando però il sottomano. Si riparte così con Marengo che dà per Mastroianni, Salvadori è solo, però non si può vedere nessuno, ancora Marengo, ancora scusate Marchisio, dà per Salvadori che sbaglia però da fuori. Troppi errori al tiro per la 2S. Marulli punisce prontamente con la penetrazione. Troppo facile per Marulli entrare nella difesa della 2S, che ha concesso troppo in questo caso, troppa libertà che un giocatore del calibro di Marulli sicuramente è abile a sfruttare. Adesso palla persa, ancora in attacco ancora Marulli. Marulli che però in questo caso è sfortunato, ma Birindelli lotta al rimbalzo, riuscendo a riconquistare il rimbalzo. La 2S deve comunque crederci, non deve arrendersi. Marulli, Birindelli che però commette sfondamento ai danni di Salvadori, mentre esce nuovamente un Coglie che aveva sostituito Mastroianni, che rientra così in campo. Punteggio fermo sul 50-62 a 7 minuti dalla fine della partita. Il pubblico martinese continua ad incitare i suoi ragazzi fino alla fine, dopo una stagione sicuramente da incorniciare per la 2S, che partita per salvarsi si è ritrovata catapultata ai playoff con ben 30 punti. Classifica a pari merito di corazzate come Monteruni e un'altra squadra di esperienza come Maddaloni, capace proprio ieri di battere Bisceglie in gara 2. Sulla strada della 2S l'avversario è sicuramente più duro, quello della BCC Agropoli, ma la 2S che non vuole arrendersi. Eschiano prova a suonare la carica, 53-62, tripla di Eschiano, meno 9 per la 2S. Romano, penetrazione di Romano che usa il tabellone, ma è sfortunato adesso
Mastroianni conquista un ottimo rimbalzo, davvero grandissima la prova di Mastroianni, mentre adesso Romano commette fallo su Schiano. E time out chiamato da coach Paternoster. Quarto fallo per Romano, 53-62 per l'Agropoli a 6 minuti e 48 secondi dalla fine. Agropoli che fa il suo ingresso in campo mentre la 2S ancora porta la coach Russo, fa il suo rientro in campo proprio in questo momento. Tripla di Schiano che ha un po' riacceso la partita, la sponda arancio-blu, serviva forse una scossa di questo tipo per gettare le ultime residue energie e cercare una impresa. Proprio Schiano adesso a non intendersi con Salvadori, palla persa. Mentre l'Agropoli adesso è di nuovo in zona d'attacco dopo l'errore di Schiano. Parrillo aspetta l'uscita dei blocchi di Romano, uscita dei blocchi che avviene, è ottima però la difesa di Mastroianni che stoppa Romano. Ottima davvero la scelta di tempo di Mastroianni che dopo aver seguito brillantemente l'uscita dei blocchi di Romano ha resistito alla sua penetrazione, mentre adesso proprio Mastroianni va fuori per Marchisio che però non riesce a segnare. La 2S deve però sfruttare questi tiri se vuole rientrare in partita. Troppi tiri sbagliati dalla lunga distanza dopo un'ottima circolazione, ma sono tiri da segnare questi. Marulli dall'altro lato però sfrutta gli errori e come in precedenza risponde con la stessa moneta Schiano in precedenza e riporta sul più 12 l'Agropoli. Troppi errori dalla 2S al tiro che alla fine pagano. Marulli con la mano in faccia mette la tripla da 7 metri e porta nuovamente a distanza di sicurezza l'Agropoli. 53-65 a 5 minuti e 28 secondi dalla fine. Mastroianni se lo sente, non va però la sua conclusione, ha fatto bene però a prendersi questo tiro Mastroianni, è caldo. Entra adesso, scivola Di Marco sul palleggio di Marulli, si rialza Di Marco, Marulli va dentro per Serino, Serino ribalta per Romano, va sotto per Molinaro, ancora gioca due tra Molinaro e Romano, il tiro di Romano però non vede neanche il ferro, riparte Bruno in contropiede, usa il corpo Salvadori ma viene chiuso da Molinaro. Sbaglia malamente Luca. La 2S che concede il più 14 in contropiede a Romano, 53-67. Ancora time out chiamato da coach Russo a 4 minuti e 48 secondi dalla fine.
le squadre fanno il loro rientro in campo dopo il time out chiamato da coach Russo, che visto scivolare i suoi a meno 14 dopo il contropiede di Romano, successiva alla tripla di Marulli che dal più 9 ha riportato prima sul più 12 l'Agropolo e poi sul più 14, massimo vantaggio. Adesso per la 2S è davvero dura poter rientrare. Di Marco sbaglia, 2S che è davvero ridotta drasticamente le sue conclusioni. Adesso Spinelli è solo, ma il passaggio è troppo lungo di Marulli. Bruno Marengo adesso in palleggio. Salvadori, ottimo gioco a due con Marengo, che nel frattempo ha sostituito Mastroianni. Troppo forte però il passaggio di dentro di Salvadori a sfruttare il taglio di Marengo. Si riparte così con l'Agropoli in zona d'attacco. Molinaro viene lasciato solo colpevolmente da Marengo. Fortunatamente Molinaro però per la 2S non riesce a segnare, ma rimbalza ancora dell'Agropoli che va dentro con Marulli, che riesce a trovare due tiri liberi. In totale controllo del match l'Agropoli. Marulli che adesso va per due liberi. Due liberi per Marulli, che può portare al massimo vantaggio l'Agropoli quando mancano 4 minuti dalla fine del match. La 2S ha avuto un moto d'orgoglio con la tripla di Schiano, che ha portato al meno 9, sul meno 9 i suoi, ma ancora un break di 7-0 porta sul più 16 Agropoli. Altra palla quasi persa dalla 2S che sembra aver mollato. Bruno in palleggio mentre i tifosi di Agropoli incitano giustamente la loro squadra che accarezza la semifinale. La vincente di questa serie, di questo accoppiamento, affronterà la vincente di Pescara Catanzaro, mentre la vincente di Bisceglie Maddaloni affronterà invece l'accoppiamento di Palermo Monteruni. Bruno intanto va dalla lunetta dopo il fallo, sbaglia però anche Bruno, davvero pessime le medie liberi, pessime le medie liberi per la 2S. Va Bruno, mette il secondo libero, meno 15. Bisogna comunque solo applaudire la 2S per questa sua stagione, mentre adesso Marulli ormai fa quello che vuole, porta sul più 17 l'Agropoli. Adesso però la 2S deve comunque cercare di non avere un passivo troppo pesante, che sarebbe anche immeritato per quanto fatto vedere in questa gara 2. Adesso Mastroianni cerca un fallo disperatamente, non è d'accordo però uno dei due arbitri. Adesso ancora Marulli che perde ma riesce comunque a riconquistare palla. Molinaro, oramai sono tagli che fanno male questi dell'Agropoli, che però in questo caso vede Molinaro sbagliare. Adesso passaggio di Marco, passaggio no look per Salvadori che realizza il 56-71 per l'Agropoli, meno 15, 2 minuti e 37 secondi dalla fine. Tifosi arancioblu, fedelissimi arancioblu che continuano ad incitare la 2S fino alla fine, come giusto che sia, mentre Parrillo prova la tripla sbagliata, però Molinaro fa sotto quello che vuole, conquista l'ennesimo rimbalzo offensivo e si appresta ad andare dalla lunetta per altri due tiri liberi. Sicuramente anche le medie e i liberi hanno fatto la differenza in questo break scavato dall'Agropoli
nel corso del terzo quarto, dal terzo quarto in poi, mentre adesso coach Russo fa rientrare Nuokoi e Marengo, escono Schiano e Salvadori, cambia anche per coach Paternoster che mette in campo Birindelli e Romano. Molinaro realizza il primo, realizza anche il secondo, 56-73 per la BCC Agropoli, che oramai è ad un passo dalla semifinale. Nuokoie, Bruno prova la tripla sbagliata, anche Bruno poco efficace questa sera dalla linea dei tre punti. Marulli adesso oramai gestisce, quando giocando sul cronometro, prova l'uno contro uno con Nuokoie. Sembra quasi non voler infierire Marulli in questa circostanza, mentre adesso Mastroianni serve un ottimo assist per Di Marco, che però fallisce un comido tiro dalla lunetta. Tre falli di squadra anche per la 2S. Rientra Marchisio e fa il suo ingresso in campo anche Camassa, spazio anche per Camassa. Escono Di Marco e Bruno. Coach Paternoster che ha messo con la sua squadra le mani sulla semifinale, ma è solo una festa qui per i tifosi di Agropoli, ma anche per quelli della 2S, che comunque incitano fino alla fine. La 2S che adesso va a meno 20, un parziale forse troppo pesante. Tra l'altro Mastroianni, Marchisio, sbagliata anche questa tripla. Ottimo il rimbalzo di Camassa, Marengo, Mastroianni, sbaglia però Mastroianni, non ha più segnato la 2S dopo la tripla di Schiano, tranne che la penetrazione di Salvadori, davvero troppo poco. Il cronometro scorre inesorabile, Marulli prova ad andare fuori per Birindelli e sbaglia. Nuokoie conquista il rimbalzo, ma oramai è troppo tardi. Marengo prova a cercare Camassa, si cerca di far segnare Camassa adesso. Potrebbe mettere a referti i primi due punti in questo suo campionato. Marchisio ancora sbaglia. 56-76. Marulli. Adesso si ferma Birindelli sportivamente, facendo scorrere il cronometro. L'Agropoli batte così la 2S 76-56 e va così in semifinale della Serie B, girone D. Applausi però, solo applausi per la 2S per questa fantastica stagione. Una squadra che è arrivata ai playoff contro ogni pronostico e si è dovuta arrendere solo alla corazzata Agropoli. Una buona sera qui dal Pala Votiva e una risentirci agli impegni della prossima stagione. Sempre forza 2S. La sua famiglia, il presidente Schiavone, ma come tutti quanti i dirigenti e la società. Applauso di tutto il Pala Votiva verso il nostro veramente onorato e ci hanno fatto sognare per questo lungo campionato.
Thank you.